piacere essere in compagnia oggi qui nel Rafting Club di Villeneuve con Massimo Gallese, che è l'allenatore della squadra nazionale femminile. Grazie per essere, diciamo, non dico aver scelto Villeneuve, però comunque una tappa d'obbligo, visto anche la compagine delle quattro ragazze che si sono qualificate anche per i mondiali grazie agli allenamenti della nazionale qui a Villeneuve per prepararsi, perché fra un mesetto ci sono i mondiali in Turchia. Sì, appunto, come stavi dicendo, le nostre quattro ragazze si sono qualificate per i mondiali che si terranno in Turchia dall'8 al 13 giugno. Sono molto fiero di questo, perché è un'avventura che è cominciata qualche anno fa proprio qua nel ghetto di Villeneuve. Pian pianino si cresce, si sta crescendo sempre di più, abbiamo sempre più ragazzi giovani che provano a fare rafting a livello agonistico, e bene, con piacere posso dire che abbiamo qualificato quattro ragazze che già l'anno scorso hanno vinto i mondiali Under 19 ad Ivrea e qua a Villeneuve, e quest'anno ci riproveremo però in categoria senior sempre con loro quattro, e in più abbiamo un'altra new entry che è un maschietto, perché ogni tanto anche noi maschietti ci facciamo valere, e quindi ne portiamo ben cinque valdostani ai mondiali. Quindi diciamo che è una bella compagine formata da parecchi valdostani, non solo però. Non solo, l'unico valdostano non sono io di qua, nel senso che io sono del Piemonte, però loro quattro più il ragazzo sono valdostani. Poi ovviamente avremo anche una squadra di Verona e qualche squadra mista presi un po' qua e là per tutta Italia, però prevalentemente abbiamo valdostani e veronesi, diciamo così, in questo modo. Le ambizioni per questi mondiali, tenendo anche conto che le ragazze l'anno scorso hanno vinto un mondiale Under 19, quest'anno il passo è decisamente più difficoltoso da supportare chi ci sta da anni. Eh sì, quest'anno sarà un po' più, anzi sicuramente sarà più dura, perché il mondiale è senior, quindi la categoria maggiore, loro sono entrate di diritto in questa, se lo sono straguadagnate, perché nella gara di selezione che si è tenuta ad Ivrea il 25 aprile hanno stravinto, e quindi abbiamo buone aspettative, se noi ce la mettiamo poi si va per vincere, poi certo. Quello che succederà. L'importante è partire sempre con un obiettivo sempre più alto. Lo stato di salute, diciamo un po', del movimento nazionale per quanto riguarda il rafting? Il movimento nazionale è in forte crescita. Rispetto a qualche anno fa, che c'erano pochissime squadre giovanili e molte squadre senior, adesso abbiamo invertito la tendenza. Ci sono moltissime squadre giovanili, stiamo cercando proprio di lavorare facendo crescere i settori giovanili di ogni singola regione. E io sono qua per la Valle d'Aosta, ovviamente lavorando qua a Rafting Aventure, e stiamo cercando proprio di far crescere i giovani, perché se non si fanno crescere i giovani lo sport a un certo punto finisce lì, e invece siamo contenti di poter portare questi giovani avanti in questo bello sport. Quindi diciamo che è molto importante anche il lavoro che fanno i club su tutto il territorio nazionale per formare questi giovani, per dare una mano poi alla compagine nazionale. Certamente è molto importante proprio il lavoro fatto nei club, perché appunto si creano questi vivai dove poi puntano fuori i talenti, come nostro. Poi noi siamo stati super fortunati, perché abbiamo quattro talenti nella stessa, diciamo tre di La Salle, una qua di Saint-Pierre, e abbiamo l'orgoglio anche di difendere. Siamo orgogliosi di averne quattro tutti vicini, che questa è una cosa anche molto importante, perché hanno possibilità di allenarsi tutti insieme, che nel rafting è affiatamento importante, essendo uno sport di squadra dove quattro teste devono ragionare come una, quindi è molto, molto importante fare questi allenamenti. Massimo, tommi una curiosità, ma ci sono le quattro ragazze qua e poi c'è anche un ragazzo che si allena con loro. Sì. Ma il gallettino qui in questo pollaio cosa ci fa? Ci fa, per adesso abbiamo solo un maschio che ha raggiunto il livello, diciamo, di poter essere convocato in nazionale, però ci sono anche altri ragazzi che stanno cominciando e pian pianino si sta emergendo. Abbiamo sia il maschile che il femminile, diciamo che le fanciulle viaggiano un po' più dei maschietti per adesso. Sono tante pagaiate per adesso. Sì, per adesso sì. Beh, la compagine oggi sono quattro ragazze, perché una vede l'impegnaturina è rimasta. Il nome? Carlotta. Elodie. Gaia. Allora, innanzitutto abbiamo già intervistato l'allenatore. Com'è l'allenatore? È severo? È uno che vi lascia un po' manovrare in testa vostra, oppure vi strizza? No, no, ci lascia abbastanza manovrare. Allora non è un buon allenatore, il buon allenatore deve strizzare, proprio sentire le ossicine che scricchiano. Cosa ne pensi del tuo allenatore?
No, ci sono in alcuni momenti in cui è più serio, più severo, in alcuni momenti in cui ridiamo e scherziamo tra di noi. Ci mancherebbe anche quello. Vi siete preparate per questo incontro che ci sarà poi i primi di giugno in Turchia? Sì, adesso abbiamo già cominciato un mese fa per le convocazioni del 25 aprile e adesso continueremo fino ai mondiali. Soddisfazione doppia. Siete le campionesse mondiali Under 19, l'anno scorso nessuno ve lo toglie. Vi siete qualificate per i mondiali di quest'anno, quindi siete carichissimi, andate là e sfracelli, perché Ivrea avete, c'è ancora il sangue che scorre lungo la dora delle vostre avversarie. Sì, adesso sarà un po' più duro anche perché siamo nella categoria senior e ci sono anche più nazioni rispetto all'anno scorso. La concorrenza è decisamente dura. Qual è l'esercizio che è più faticoso che non vorresti mai fare ma lo devi fare? Non credo ci sia un esercizio che non voglio fare allora, qui. Tutti, sì. Sono tutti belli, sì, sì, tutto bellissimo. No, cioè, questa qui c'è una tempra de ferro, come si dicono. Vabbè, in ultima battuta, cosa vi augurate per... teniamo le dita incrociate, attenzione a cosa rispondi, lo c'è incrociato, per questi mondiali. Beh, speriamo di dare il meglio di noi. E fare un figurone della Madonna. E portare alto il nome della Valle d'Aosta e dell'Italia. Siamo con il padrone di casa, allora in triplice veste, primo padrone di casa del Rafting Club di Villeneuve e questo è già un onore tenendo conto anche degli atleti che sfornate annualmente per la nazionale, non solo per il vostro club. Secondo è il presidente nazionale della federazione Rafting e terzo è il presidente mondiale della Federation World Rafting. Quindi, cioè, mi fai un po' paura, lo sai, tante cariche raggruppate in una persona sola, quindi ti devi dividere in tre. Qual è, diciamo, dei tre quello che ti dà più soddisfazione e quindi vorrei cominciare a parlare di questo punto, mondiale, nazionale o club? Direi che fan paura a me, perché l'impegno è importante, quello che la gente pretende e spera è veramente tanto, quindi è un impegno molto importante. Da un punto di vista, partiamo da qua, da casa. Qua ci sono le soddisfazioni di finalmente avere ragazzi valdostani che vincono i campionati italiani, che vincono le selezioni per andare ai mondiali e che rappresentano l'Italia. Tenete conto che fino a poco tempo fa era dominio dell'Alto Adige, quindi essere riusciti a scalfire questo dominio è veramente una grande soddisfazione. Abbiamo tanti giovani, qua a Villeneuve una trentina di ragazzini nelle varie categorie si allenano quotidianamente grazie a Massimo e a Stefano Pelin che sono i nostri allenatori e quindi il futuro valdostano direi che è ottimo, che per me è una soddisfazione perché Rafti è nato in Val d'Aosta, in Italia, ricordiamoci quello, quindi per la Val d'Aosta tutto super bene. Però scusami, ma niente nasce per caso, se i ragazzi sono diventati quello che sono, campioni italiani e campioni anche a livello mondiale, è perché c'è una base, diciamo, solida, buona per quanto riguarda la preparazione, quindi avete un movimento di allenatori sia a livello regionale, diciamo locale e nazionale, che hanno un peso decisamente importante. Certo. Qua passiamo a livello nazionale, abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi anni affidandoci a allenatori di caratura internazionale con grande esperienza sia nel mondo del rafting che della canoa, perché poi dopo il rafting è un po' figlio della canoa, e questi hanno fatto un gran lavoro, ma soprattutto dobbiamo dire grazie ai ragazzi come Massimo, come Stefano qua in Val d'Aosta e come parecchi altri in Italia che in uno sport dove più che soddisfazioni sportive non dà, perché siamo uno sport povero, anche se di grande visibilità, perché adesso che sono a capo diciamo della Federazione Mondiale sto vedendo che abbiamo dei potenziali mostruosi, però è grazie a queste persone che in questo momento stanno facendo un lavoro incredibile gratuitamente, che non è poco. Invece a livello nazionale posso dire che c'è in questi ultimi anni un cambio di tendenza, soprattutto anche a partire dall'anno scorso. Molti sono i raduni che sono stati organizzati in un po' tutta Italia. Come mai tanti raduni? Appunto, nel processo di crescita che ci siamo imposti come federazione, l'andare a cercare i giovani,
perché la vecchia generazione aveva finito il suo ciclo, ci ha dato tante soddisfazioni, però aveva finito obiettivamente il suo ciclo. E quindi l'unica possibilità che vedevamo, in quanto presidente e con i miei consiglieri, era di cercare di promuovere sul territorio. E quindi grazie agli allenatori, come dicevo prima, praticamente ogni mese uno o due raduni e abbiamo raggiunto cifre importantissime in pieno inverno, avere 80 ragazzi che vengono a fare i raduni. E poi la legge dei numeri, chiaramente su numeri che iniziano a diventare importanti esce anche la qualità. Mi fa anche piacere un aspetto a cui tengo molto. Sto parlando di persone disabili che si avvicinano al rafting decisamente con una passione, lo si vede che lo fanno veramente con estrema passione. In più, finalmente ci sono anche le Paralimpiadi. Certo, qua come federazione secondo me abbiamo avuto un'iniziativa molto interessante, che quest'anno per la prima volta, a prescindere dai campionati di pararafting, saranno legati al settore, ai cadetti, quindi gli under 14, e avverrà in un circuito di tre gare, Milano, Verona e Torino. Quindi cerchiamo di far capire, di portare questo messaggio alle nuove generazioni, che non tutti sono fortunati come loro, che possono divertirsi, faticare, ma pur sempre divertirsi. C'è gente che si diverte un mondo, pur essendo in una condizione assolutamente non così, mi passi il termine, bella. E per noi è stato veramente molto bello, perché devo dire, siamo il primo sport di squadra outdoor per i paratleti, e quindi questa è anche una bella soddisfazione. Crescono i numeri e secondo me adesso anche in valle riusciremo a fare un buon lavoro. Bene, concludendo l'aspetto per quanto riguarda il presidente nazionale, cosa si augura il presidente che, come incremento di un qualche settore o di qualcosina che forse è un po' carente in questo momento? Se devo parlare della Val d'Aosta, come presidente nazionale di tutta Italia, certo, e lasciamo stare i soldini, che quello si sa già che quelli mancano sempre. Siamo bravi noi su quello, ci siamo inventati un sacco di cose, anche se siamo nel CONI, i finanziamenti che prendiamo sono ridicoli, malgrado quello riusciamo a fare una grande attività. Manca forse nulla e forse tutto. L'entusiasmo c'è, la visibilità iniziamo a averla, i ragazzi iniziano a credere in questo sport, che era una cosa che a 10 anni fa era assolutamente improponibile, e oggi a tutte le gare italiane abbiamo un maggior numero nelle categorie giovanili che in quelle senior, che quindi è un ottimo segno. Certo, adesso serve che tutta questa gente faccia esperienza e proseliti, che è come è arrivato fino adesso, perché dall'amico che parla all'amico che tutto nasce, e insomma abbiamo creato un'alternativa alla canoa. L'aspetto per quanto riguarda la presidenza che hai nazionale si può ribaltare sulla presidenza mondiale che hai, o quella mondiale ha decisamente degli aspetti diversi e magari anche più impegnativi? Allora, certamente stiamo parlando di due cose completamente diverse. A livello internazionale è un lavoro incredibile quello che abbiamo fatto in quest'anno e mezzo di lavoro, dalla nostra nascita. Gennaio 2018. Certo che essere stato a capo e avere l'Italia dietro, stiamo trasportando tutta l'esperienza, le competenze, le qualità delle persone che lavorano nella Federazione Italiana in ambito internazionale. Il lavoro però è incredibile, perché al 2018 vi erano all'incirca 9 nazioni riconosciute dai vari comitati olimpici. A oggi intendo, abbiamo depositato le carte al GAISF, che è un ente internazionale sugli sport, e abbiamo consegnato 27 nazioni strutturate e riconosciute dai propri comitati olimpici. Quindi vi è un lavoro pazzesco, che se non ci fosse stata l'Italia da cui prendere, tradurre e trasportare dall'altra parte, sarebbe stato, non dico impossibile, ma certamente avrebbe richiesto almeno 3-4 anni di lavoro.
Quello che sto riscontrando a livello internazionale è che vi è un entusiasmo pazzesco, abbiamo delle potenzialità pazzesche, in qualsiasi paese che andiamo il rafting è conosciuto, sono reduce da un incontro con il ministro dello sport cinese, degli sport olimpici cinesi, che hanno aderito alla WRF, e è tutto un mondo da scoprire. Stiamo esportando la struttura della formazione delle guide per quello che è, chiamiamolo, l'ambiente commerciale, mi passi sto termine, e allo stesso tempo gli allenatori nostri, cileni, che sono le nazioni un po' pilota, stanno andando a fare lavoro in giro per strutturare tutti, i russi, dimenticavo, sono molto importanti, e chiaramente i turchi, dove andremo a fare i mondiali quest'anno. In conclusione possiamo dire che tanto lavoro, però tanta soddisfazione, e si vede che c'è ancora molto da fare, quindi quando c'è di fronte tanto lavoro da fare vuol dire che la prospettiva è solo da, la sfida è da accettare e da portare avanti. Assolutamente d'accordo con le tue parole. Chiaro che noi adesso, con questa nuova linea che abbiamo adottato con la WRF, abbiamo dato un sogno a questi ragazzi, il sogno di andare un giorno alle Olimpiadi. Poi tutto è complicato, necessita fortuna, competenze, tutto, però vedendo come vanno le cose, nulla ci è precluso.